Signori, come vi avevo promesso, eccoci qui su Far Cry 6. Un gioco che vi avevo detto sulla serie di Far Cry 3 che avevo fatto, una volta anche portato sul canale con Zexon, poi non mi è piaciuta la serie. Eravamo arrivati sì a buon punto, ma non ho mai completato il gioco e quindi adesso lo completeremo con voi. Gli episodi potranno uscire un po' più lentamente perché questo gioco, essendo per me gran parte nuovo, comunque... Quindi vado a fare le secondarie, ovviamente in vostra assenza molte cose secondarie non le faccio insomma in video. O magari possiamo dedicare degli episodi a farlo anche in video, in base a come va la serie. Se mi arriva anche uno o due commenti che bene o male dicono dai, falle pure degli episodi, ci saranno episodi dedicati anche a missioni secondarie, liberare avamposti e roba del genere. Detto questo, iniziamo. Nuova partita, modalità. Storia, l'esperienza di Far Cry per chi preferisce concentrarsi sulla storia. Sì, allora raga, per questa volta faccio questa, raga. Modalità storia. Dovrei giocare. Da una parte la modalità azione mi tenta, però è vero anche che voglio farmi una chillata in questo gioco. Ma voglio farmela molto chill. Ok, Yara è un'isola nel cuore dei Caraibi. Attenzione, nel 1967 una rivoluzione... Proprio non serve, congelato nel tempo di 47 anni nell'isola. Vabbè, fa culo, catto cazzo, una parola. Finché un nuovo leader fu scelto per ricostruire il paradiso, il presidente di Yara, Anton Castillo. My true Yarans, I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Che grafiche, rispetto al 3, no. Brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro. Il Viviro, usavano questa cosa per il tabacco. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans from across our island, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. Devono produrre questa sostanza. Lucky Yarans will be chosen. Questo Viviro. By random lottery. Attenzione. Presidente, e noi siamo qui precisamente. Quegasi Lita. Is the outcast, the poor, orphans like us. Guardalo lì. In Yara, you can't run from this. Hang on, you ditched us. Run off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. And you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny. Cosa? Il nostro dio, eh? Ok. No, vaffanculo. A qua possiamo scegliere se essere Danny, femmina. Loro hanno preso un nome, diciamo, che sta sia per un maschio che per una femmina, proprio per non cambiare. Quindi possiamo essere Danny, femmina o maschio. Ma dai, guarda, per una volta prendiamo un personaggio femmina, dato che abbiamo la possibilità di poterlo fare in questo Far Cry. Siamo una gnocca. Danny, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck-off. Just come with us, Lita. Hi. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Guardala lì. La barca ci aspetta, aperitivo in Messico. Cina Miami. Ah, che sto bruciando i miei documenti. Cazzo è successo? Cogno. Fucking blackouts. Un blackout. Troppo grosso per essere un blackout. Guardi i vicini, come alla fine del mondo. Signorina, sii un po' più positiva. Oh, li stanno freddando in strada. La rivoluzione. Porca puttana. Porca puttana, l'hanno freddato. Now. The boat.
La barca, vieni anche tu. Promettimelo. Ok, ok. Cominciamo, cazzo. Minchia, cominciamo così malissimo, raga. Già hanno freddato il nostro amico Alejo. Che grafica, raga, attenzione. Mamma mia, graficamente una bomba. Ok. Dobbiamo arrivare alla barca. Ok, vedi qua già i ping sono una roba che su Far Cry 3 non c'era. Ok, qua c'è gente. Ok, per accucciarti nascondi. Furtività, tieni premuto. Ah, devo mantenere premuto però. Sta roba potrebbe essere anche un po' scomoda. Vabbè, questa sarà ovviamente la fase di tutorial. Noi cerchiamo di farla nel miglior modo possibile. Adesso non ci hanno sgamato. Non so se posso... Ok, ok, devo andare di qua, quindi posso ignorarle. Perfetto. Oddio. Guarda qua come li prendono, bastardi. No, no, non spara. Ma porca puttana. Ma li stanno freddando così. Ma tu dove cazzo sei? Ah, ecco, ecco la lita. Infatti sentivo che mi parlava, ma non la vedevo. Mamma mia, il panico con i carro armati qui. Ok. Ok, ci ripariamo qua dietro. Sono un sacco di soldati. Passiamo dalle fogne. Ok, dove cazzo si entra dalle fogne? Ah, qua c'è il carro armato qua davanti. Ah, ecco, meno male. Oh cazzo, mi sta sgamando. Ok. Dai, dai, veloce, veloce, veloce. Mamma mia, non ci hanno sgamato per pochissimo. Ok, ci siamo. Ci sono dei ratti, dei roditori, cazzo. Ma Lita viene? Mamma mia, meno male. Buongiorno, Lita. Ma tu hai una pistola? Io non ho un cazzo. Ah, quindi si conoscono fin da piccoli. Quindi è una mia migliore amica, diciamo. Chiamola così. Si conoscono fin da piccoli. Wow, graficamente, raga, tanta roba. Oh, che casino. Lo so. Madonna, tubo di merda. Proseguiamo. Proseguiamo per i condotti qui. Porca puttana, sopra di me stanno freddando malissimo. Non ti fermare. Lo so, Lita. Non c'è bisogno che me lo dici. No, no, non era mia intenzione fermarmi. Ah, ci stanno cercando, mi sa. Mi sa che qualcuno ci ha visto. Oh, sono qui. Mamma mia. Ma stanno freddando gente a caso, cioè. Come ogni Far Cry c'è sempre quel boss bastardo e senza scrupoli. Vai, 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 veloci, veloci. Andiamo in questa barca e andiamocene da qui perché è un casino. Vabbè. Vicolo cieco. Vabbè, dai, passiamo per gli edifici. Guarda la gente, raga, sui balconi che vede tutta sta scena. Mamma mia, come è fatto molto meglio l'arrampicata, le robe. Vai Lita, dove cazzo sei? Devi essere più veloce. Coraggio. Guarda, guarda come si arrampica. Posso pure sbirciare, vedete? Questa è una nuova funzione. Guarda quelli lì sul tetto. Lo so, andiamo, andiamo. Ok, prendiamo la zipline. Ok. Mia, c'è lo slide. Oddio. Porca puttana. Buongiorno signorina. C'è lo slide di cancer. Non sono un terrorista. Non sono un terrorista. Che cazzo hai il quadro di Anton Castillo? Bastarda. E tu che cazzo hai gli occhiali da sole di notte? Proseguo. Nelle verande delle persone. Oddio. Vabbè, quello l'hanno freddato male. O forse è caduto. Mi sa che si è suicidato. La torre del Lion. Ok, ok, ok. Oh. Minchia, mi stava sgamando. No, 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 non si è suicidato. Ok, vai, 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 vai. Porca puttana, ragazzi. Li hanno messi spalle al muro e li hanno freddati tutti quelli. Sta venendo Lita. Oh, eccolo qua. Brava Lita. Guarda, piano, non cadere. Non è che ti devi ammazzare all'ultimo. Proseguiamo. Qui non posso fare altro. Dove cazzo è la polizia? Lasciano che l'esercito. Questa è la polizia. Beh, in effetti, cioè, che cazzo gli deve dire niente? La notte della morte. Guarda che bella grafica, però, Mamma mia. Ok, la barca è lì. Penso dobbiamo fare sprint finale. Vai, 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 veloci, veloci, veloci. Non ti fermare. Mi sa che si è fermata invece.
Ci siamo, eccoci qui. A lei l'hanno freddato all'inizio. Ok, quindi saliamo per la barca. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, dai. San Judas. Ma non è il figlio di cosa? Come cazzo si chiama? È il figlio di Castiglio, là. Oh cazzo. Minchia, sono saliti. Ci hanno preso. Immaginate la situazione, raga. Anziane, bambine, non gliene frega un cazzo. Oh, direttamente lui. Before he was el presidente, mi papà loved to fish. We would go out on a boat, just like this, and we would catch the fish and then release them. He would say it's not always about your stomach, mio. It's about challenge. Except when he caught a big fat juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Sei tirano! You have poisoned Yara, you have poisoned your soul! I have caught a very big fish today. Cioè, così hanno freddato la signora. Ma infatti l'avevamo visto. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live. Se volevi che vivesse. Non... che bast. Mamma mia, però hai fatto bene, eh. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish. We will catch and release. Mamma mia, hanno, stanno sparando lo scafo per farle imbarcare acqua, raga. No, l'hanno presa. Mamma mia, che situazione, raga, che situazione. Ed eccoci qua. Ubisoft presenta. Wow, raga. Però è bello. C'è poco da fare. Guardala lì. Lita. I can't feel my legs. Fuck, Lita. This is all my fault. My phone. Forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone.
follow the code like when we were kids. Stop it, Itad. Just wait, I'll find help. No! You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Dani. You're the lucky one. Mamma mia, raga, che scena. Già partiamo. Partiamo con un duro colpo. E già abbiamo il machete. Comincia Far Cry. Proprio figo, raga, ma no, ti giuro, è una vita fa l'ho fatto, una vita fa, non mi ricordavo i dettagli, così non ci ho prestato molta attenzione. Che bello, ragazzuoli, che bello. Eccoci qua, abbiamo ufficialmente iniziato. Quanti morti. E andarmene subito via da qui. Possiamo già vedere che con il disastro in barca, minchia, forse è quella la barca. Siamo arrivati qua, mamma mia quanto è fatto bene il mare, raga. Guarda, questi erano tutti dei civili che erano in spiaggia con noi. Qua ci sono dei rifornimenti. Ah, perfetto, pistola. Però è scarica. Ma qua c'è un granchio. Devo uccidere un granchio. Ehi, l'ho freddato malissimo. Cos'è, la foto del granchio? Ah, devo seguire il sentiero. Ok, le montagne sembrano queste. Quindi devo andare di qui e seguire le frecce. Bello, bello, cazzo. Oddio, volevo freddarti. Che hanno la vita. Belli i ping degli animali fatti decisamente meglio. Bunker Find 43. Penso nuova zona. No, al castiglio. Questa è la resistenza, diciamo. Oh, belle le cose pingate. Nuove parti, bulloni riciclati. Doveva essere con libertà, sì. L'hanno ucciso. Certo, diciamo che quest'isola qui è un'isola contro Anton Castillo. Questa è proprio la rivoluzione, la resistenza. Oh. Cazzo, mi stai dicendo? Cos'è? Porca puttana. Non ho colpi, quindi devo... Non so perché ha fatto così. Allora, intanto si può trasportare il cadavere. Dopodiché abbiamo visto che comunque già abbiamo le mosse... Le mosse per, insomma, per ucciderli, per fare gli abbattimenti. Devo ancora ambientarmi con i tasti. Mamma mia, quanta violenza. Li lottiamo in automatico. Queste erano abilità che si ottenevano su Far Cry 3. Ok. Però raccolgo le cose con E, faccio alcune cose con F, mi confondo per questo. Bombola spray. Belli pure i ping dei nemici. Vedi, questo qui è un pistolero normale. Mamma mia, diversi tipi di abbattimento. Comunque abbiamo raccolto un po' di pistole. Sbaglierò spesso all'inizio su sta roba. Cosa ho raccolto? Pantaloni delle munizioni. Ah, ok, questo qui è il nostro personaggio. E qua possiamo equipaggiare determinate robe. Noi, per esempio, al posto dei pantaloni standard abbiamo ottenuto pantaloni delle munizioni, che danno lievemente, aumenta lievemente la scorta delle munizioni per un'arma secondaria. Quindi in questo caso per la pistola, che abbiamo una PMM. Arriva libertà, ruba una barca, parte e sfancula Yara, facile. Ora parlo pure da sola. Dai, Dani, non preoccuparti, che noi siamo stati nei panni di Gesù. Oddio, cazzo di porco. Ma mi attacca? Okay, meno male. Oh. Possiamo usare il rampino, strumento. Bello, questa cosa l'avevano aggiunta da Far Cry 4, mi pare. Ok, andiamo avanti. Siamo arrivati? Gonna show your face before you shoot me? I'm Dani, a friend of Lita. Silenzio. Silenzio, già mi sta sui coglioni questo. Proprio di già. Era Julio. Mi hanno presa, mi hanno portato qua. You are the only survivor? Sì, sono l'unica, cazzo. La minchia, ma qua una più gnocca dell'altra. Cazzo, è alla Borderland, Clara Garcia. Answer me.
I said, are you the only survivor? Sì. Sì. Lucky. Fortunato. Vedi, già mi sta sui coglioni. That's all you have to say? You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas no charity, hermana. Lita said you'd help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda. Oh, mamma. Mamma bella. Bella così, Julio di me. Minchia, sparali. Ti prego, sparali. Il gioco diventa migliore così. Con una scena del genere. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Dani? Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards. I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillo's. Simple. Simple. Castillo's got, what, 300,000 troops? I count 6 burnt out guerrillas and you with a bullet to the leg. You don't believe me? Ah. I'll show you. Ok, questa cos'è? Tutta la mappa della zona. Quindi noi abbiamo lanciato una reazione su quest'isola. Questa qui è l'isola, penso, dove siamo noi. Le truppe di Castillo ci stavano aspettando e ci ha ridotto una resa. Ok. Ritorna alla tua base. No, noi siamo lì? Ah, qua c'è un blocco navale che non fa abbandonare l'isola. Ok, they're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. Okay. And all of this is legit? This map is old as hell. Made for turistas. Yeah, it's out of date, but you got... È una mappa per turisti, abbiamo. Ma questo è il villaggio dove possiamo chiedere una barca? Qualcuno può fare in modo che... combatta come me. Va bene. Quindi presumo dove dovremmo iniziare, da lì, da quel posto. Bene, bene. Sai dirmi altro? You know I'm not a guerrilla, right? You tell Lita that? I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. Ti costerà sangue e proiettili. So sure. Noi non abbiamo paura. Settle in. Sistemati e fammi sapere come intendi pagare l'affitto. Oh, però ci ha dato l'assalto. Ci ha dato l'assalto, questo è da dire. Ok, ecco qua, abbiamo il FAL, fucile. Bene, allora signori, io direi che per questo episodio noi possiamo, volendo, salutarci qui. Abbiamo fatto quello che è la fase iniziale. Siamo arrivati in questo villaggio dove c'è la resistenza, no? Di Libertad. Dobbiamo parlare con Clara per andare avanti. Questo lo faremo nel prossimo episodio. Quindi io vi saluto, un abbraccione. Mi raccomando, lasciate like e supportate la serie. E noi ci vediamo nel prossimo episodio qui con Far Cry 6. Ciao, bene.